Bene, ci siamo? Bello, bello questo gruppo. Ah, spegniamo i telefoni. Abbiamo spento spegniamo i telefoni. Per lo meno, diciamo, almeno io. Almeno mi piace questo clima allegro. L'umorismo è una chiave fondamentale. Che permette di metterci un po' in discussione senza soffrire troppo. Hai visto? Luna è nella sua posizione, sì, questa è la sua asana preferita. Se la faccio in tempi che si perfina. Bene, allora, ci siamo, benvenuti, buonasera, ciao. Grazie. E inauguriamo quindi questa possibilità da parte mia di venire qui, quindi ringrazio senz'altro Lia. Dov'è Lia? Dappertutto Lia. Sono che sta telefonando, mi sa che è un altro. Bene, bene. Comunque ringrazio Lia e, per aver creato questa possibilità, e questo bel luogo, questo bel centro. Sarà sicuramente il teatro adatto per fare delle cose insieme, no? Per dire, per fare. Ogni tanto dico io, poi dite voi, faccio io, fate voi. Quindi questa è la prima serata, abbiamo scelto un argomento specifico che comunque fa da contenitore a tante tematiche differenti tra loro. Poi sapete che la ricerca interiore, spirituale, esistenziale, non ha né capo né coda, no? Si può partire da qualunque punto per arrivare a qualunque altro punto. Quindi prendiamo a pretesto come espediente il discorso sui sogni, sul sogno come dimensione, come senso, per poi sviluppare l'esplorazione delle nostre facoltà interiori anche attraverso ulteriori sviluppi come ad esempio il viaggio astrale, il viaggio ultracorporeo, la meditazione nelle sue varie forme. E infatti poi ci rivedremo qui venerdì 23 maggio e poi domenica 25 maggio faremo un intensivo, una giornata di meditazione e dedicata a quelle pratiche, a quelle dinamiche psicofisiche adatte e pertinenti con l'argomento che vorremmo sviluppare, che è appunto in questo caso quello del viaggio ultracorporeo, ovvero della esplorazione di quelle dimensioni non immediatamente percepibili o che siamo abituati a percepire con i nostri sensi ordinari, quindi non immediatamente riconducibili alla nostra esperienza corporea e materiale, per avere più che altro un senso più ampio della realtà. E attraverso questo senso più ampio della realtà riuscire a trovare motivazioni, interpretazioni di quello che ci circonda, insomma riuscire a trovare un senso più ampio della nostra vita ordinaria, perché queste esplorazioni non debbano costituire una fuga da questa realtà, per quanto questa realtà sia angusta, impegnativa e disagevole per quello che siamo riusciti a costruire e a fare come esseri umani su questo pianeta, in questo tempo, in questa dimensione. Però ecco, questo tipo di esplorazioni non vogliono essere una fuga o un tentativo di una realtà alternativa. Noi siamo qui comunque calati in questa esperienza per viverla, per passarvi attraverso, per evolverci idealmente attraverso di essa. E quindi tutte queste opportunità di esplorazione di noi stessi dovrebbero essere ricondotte nella nostra vita di tutti i giorni, fondamentalmente, perché è quella la grande palestra, è comunque quello il percorso che la nostra coscienza emana e proietta istante per istante come campo di esperienza, come campo da gioco. Quindi l'obiettivo è risvegliarci ad una consapevolezza che ci permetta di vivere tutto questo in una forma più autentica, quindi più vera, meno condizionata dalle illusioni che giungono da dentro di noi, quelle dell'egoismo, e dalle illusioni che giungono fuori da noi, quelle della società, quelle dei condizionamenti, no? Delle manipolazioni,
che la società che tutti quanti comunque abbiamo saputo produrre insiste oggi per motivi diversi, interessi molto lontani da quelli che possono essere lo sviluppo della nostra esperienza di coscienza, ecco, insiste a volerci proporre come grande incantesimo. Noi viviamo all'interno di un grande incantesimo e l'obiettivo dell'esperienza spirituale, magica, mistica, esoterica, se vogliamo usare anche questo termine, anche se andrebbe recuperato nella sua accezione più autentica. Io sono stato, si raccontava prima, no? Sono stato a esoterica qui a Roma e devo dire che è stata una esperienza traumatizzante, ma molto divertente, molto divertente, molto pittoresca, come ha detto Dario, come l'hai detto? Folcloristica. Folcloristica della sua diplomazia. Ecco, l'esoterismo ovviamente, ecco, dovrebbe essere un pochino ricollocato in una dimensione spirituale dalle motivazioni un pochino più così mature rispetto a quel tipo di folklore. Ebbene, tutte queste esperienze possibili, queste occasioni, questi tutto sommato, no, pretesti, non dovrebbero più di tanto servire alla ricerca di un potere o alla ricerca di sviluppare, esprimere chissà quali facoltà paranormali, ma per svegliarci. Quindi l'obiettivo non è quello di esprimere il paranormale tanto siamo addormentati, l'obiettivo è di vivere il normale da svegli. Quindi il salto di logica è svegliarsi, non fare dei sogni più belli, quindi è rompere l'incantesimo per vivere la nostra ordinarietà, che diventa straordinaria se la viviamo nella sua autenticità. Tutto il resto è sotto programma del Matrix, quindi sono delle illusioni più sofisticate, più intriganti, affascinanti, che però rischiano di allontanarci da noi stessi, anziché, ecco, rappresentare uno stimolo per giungere ad altro anche, no? Che consiste proprio nel trovare la nostra dimensione del reale. Quando si fanno, per esempio, i tarocchi, no? Quando si fanno le letture, a parte il fatto che i tarocchi non nascono come strumento divinatorio, nascono come rappresentazione dell'universo e del viaggio, no? Iniziatico, del viaggio della evoluzione, no? Della nostra esperienza umana, della nostra esperienza di coscienza. Quindi gli arcani maggiori in particolare nascono per rappresentare attraverso simboli, attraverso archetipi, questa avventura della coscienza. Poi in seconda istanza possono essere anche uno strumento di mantica, e quando si fanno le letture di solito molti sistemi prevedono la presenza di una carta che si chiama la carta dominante, no? Che è quella che colora un po' il gioco, colora un po' l'interpretazione e fornisce la chiave di lettura di tutte le altre carte. Questa sera noi abbiamo una carta dominante, che è questa frase, no? Se non siamo svegli, nemmeno quando siamo svegli, come possiamo pretendere di essere svegli quando dormiamo? Ecco, questa è la nostra frase dominante, la lasciamo lì. Ci meditiamo su e ci arriviamo poi anche a comprendere un po' il senso di questa battuta in fondo, no? Di questo koan quasi, no? Perché quando parliamo, qui ho messo alcune informazioni su di me, il sito, l'email, l'indirizzo Skype, mi trovate su Facebook, mi trovate su YouTube, molte di queste conferenze vengono pubblicate su YouTube, ce ne sono centinaia, quindi insomma trovate parecchio materiale. E questa sera parliamo dei sogni. Quando si parla di sogno bisogna considerare diversi livelli della nostra esperienza del sogno e capire che cosa è il sogno ordinario che noi siamo abituati oggi a ricordare, no? Della nostra esperienza notturna, da quello che è invece il sogno inteso in senso esoterico, sciamanico. Sono due argomenti molto diversi.
Quindi, quando parliamo del sogno, ci avviciniamo sempre di più a quella disciplina che è stata, direi, fondata da Freud, no? Sviluppata da Jung e che oggi è ulteriormente sviluppata dagli psicologi della psicologia transumanista, transpersonale, quindi Ken Wilber, no? E questo è un livello. Però, ecco, questo non ha niente a che fare con quello che invece è il sogno, inteso in senso esoterico, magico, sciamanico, mistico, potremmo anche usare questa parola, dove poi, ecco, il termine sogno si trasfigura anche in esperienze ancora più complesse, ancora più interessanti. L'argomento del sogno è vicino a quello del viaggio astrale, del viaggio ultracorporeo, perché sono due aspetti che si assomigliano, anche se sono due cose, due dinamiche psicoenergetiche differenti, però, ecco, sono vicine in quanto il senso del sogno diventa poi funzionale alla percezione non solo del campo astrale, ma anche di quelle dimensioni che poi attraverso la pratica del viaggio ultracorporeo possiamo esplorare. Perché? Per fare che cosa? Qual è l'obiettivo di tutto questo? Non è tanto avere la premonizione del futuro, non è tanto avere la possibilità di indagare il nostro inconscio e quindi trovare anche la chiave risolutiva dei nostri traumi o delle nostre nevrosi. È anche questo, certamente. Il viaggio astrale non è tanto la necessità di andare a vedere la vicina che si spoglia, magari con il corpo astrale, tutto questo, secondo le tradizioni che ne parlano, e già nei Veda troviamo questo, e in tutte le tradizioni successive dell'Oriente, dell'Occidente, troviamo narrazioni, no? Che descrivono l'esperienza ultracorporea come la possibilità di rendersi conto della nostra eternità, della nostra permanenza al di là del corpo fisico, della nostra identità, della nostra continuità esistenziale al di là della morte fisica, no? E questo è importante perché ci ricorda ciò che siamo veramente, al di là delle apparenze sensoriali e corporee. Però si va ancora più in là, no? Il viaggio ultracorporeo esercita anche la nostra mente ad accedere in dimensioni che ci avvicinano al funzionamento della realtà e quindi ci aiuta anche a comprendere che cosa sia reale e distinguerlo da ciò che sia meno reale, no? Quindi è anche uno strumento che nelle tradizioni orientali soprattutto viene coniugato con la pratica del discernimento, no? Quindi diventa proprio uno strumento per comprendere la natura della realtà nelle sue varie forme. Perché ovviamente possiamo finalmente dare un senso più ampio, lo ripeto, a quello che noi oggi siamo qui a vivere, a sperimentare, attraverso le relazioni, attraverso le emozioni, i sentimenti e tutto quello che è la nostra esperienza umana. Noi siamo dei qui per diventare umani, non il contrario. Quindi noi siamo emanazioni di coscienza, emanazioni divine, che rinunciano all'onniscienza per sperimentare il libero arbitrio, che rinunciano all'eternità per sperimentare il tempo, no? Che rinunciano all'onnipotenza per sperimentare l'incertezza, l'imperfezione, l'errore. Noi siamo qui per sperimentare l'errore, per sperimentare l'imperfezione. Quindi non siamo qui per diventare perfetti, noi siamo esseri perfetti che siamo qui per sperimentare l'imperfezione. Okay? E questo è anche molto liberatorio. Bene, quindi vedete come tutti questi argomenti si toccano tra loro.
spazio, perché hanno a che fare con la dimensione che va oltre il corpo, quindi anche oltre il tempo, quindi ha a che fare anche con la nostra esperienza nelle nostre incarnazioni possibili. L'esplorazione ultracorporea, così come l'uso del sogno, dovrebbe permetterci di esercitare quei sensi, quelle facoltà latenti che ci appartengono in quanto essenza divina e che dobbiamo riscoprire per poterle applicare alla nostra esistenza umana. Benissimo. Detto questo, vediamo un po' di spostare il baricentro della nostra identità da quello che siamo abituati a pensare di noi a quello che veramente siamo. No? Noi siamo abituati ad avere il baricentro della nostra identità nel corpo, nella nostra mente, nei nostri pensieri, nel nostro carattere, nella nostra personalità. Ecco, io sono questo qui, anagrafe, nome e cognome, no? Ho questo carattere, ho queste attitudini, ho questi talenti, ho queste resistenze, ho questi traumi, e mi esprimo in questo modo. Benissimo, ok. Tutto questo è un veicolo, no? Per esprimere la mia coscienza, no? All'interno di questo teatro, e per esprimerla al meglio, no? E per ricondurre l'esperienza di questo teatro, no? A ciò che sono al di là di tutto questo. E va bene. Se ci abituiamo a pensare che noi non siamo solo il nostro corpo, noi non siamo solo la nostra mente, noi non siamo solo le nostre emozioni, i nostri sentimenti, perché dico solo e enfatizzo? Perché spesso noi, soprattutto in Occidente, siamo abituati ad un certo dualismo, no? Per cui tutto ciò che è sottile, spirituale, metafisico è superiore, e tutto ciò che è materiale, corporeo, sensoriale è un qualche cosa di degradato, di inferiore, di bestiale. Ecco, non è così, può esserlo, però non è necessariamente così. Il nostro corpo, la nostra manifestazione psicofisica non è solo un veicolo della coscienza, ma è anche a sua volta una manifestazione della nostra coscienza, ok? Proporzionale al livello della nostra coscienza. Quindi questo è l'addensamento, il precipitato del livello di energia che siamo in grado di esprimere attraverso il nostro grado di consapevolezza. Se volete lo ripeto, no? Questo è il precipitato, il condensato, no? del livello di energia che siamo in grado di esprimere in proporzione al nostro grado di consapevolezza. Okay? Quindi l'esperienza dello spirito è profondamente da coniugarsi con l'esperienza del corpo. Nello sciamanesimo questo è molto chiaro, ma anche nel cristianesimo esoterico, no? Quando si parla di resurrezione si parla di trasfigurazione, no? Cioè c'è una trasfigurazione alchemica che coinvolge anche il corpo in una sua trasformazione, per cui non è un discorso solo mentale o spirituale in senso astratto. La spiritualità è qualcosa di molto concreto, perché la realtà che ci circonda, il nostro corpo, ciò che i nostri sensi proiettano, definiscono e percepiscono, è spirito, è quel condensato che viene proiettato dalla coscienza in base al suo livello di esperienza e quindi corrispondente alle sue necessità evolutive. Quindi c'è una corrispondenza precisa tra realtà e livello di consapevolezza, tra manifestazione e il livello di energia, vibrazione, frequenza che può corrispondere al grado di espressione della coscienza, della consapevolezza. È un tutt'uno, per cui evolvendosi la nostra coscienza, risvegliandosi essa progressivamente a livelli di realtà sempre più complessi, dinamici, in grado di metterci nelle condizioni di esprimere le nostre qualità umane verso poi una reintegrazione nel divino, ecco, tutto questo corrisponde ad un evolversi anche della realtà che ci circonda e che man mano costituisce i nostri piani di esistenza, che sono accessibili a diversi livelli, no? Ognuno dei quali avrà quindi la sua, corrisponderà a una manifestazione
vibrazionale, fisica, ha una linea temporale di un certo tipo, eccetera, eccetera. Quindi noi viviamo all'interno di una realtà complessa, molto più ampia di quella che i nostri sensi selezionano per determinare il nostro piano di esistenza attuale. Siamo un qualcosa di molto più ampio, ok? Però la cosa interessante è che lo sviluppo della consapevolezza di questo si porta dietro la manifestazione stessa dell'universo, si porta dietro la manifestazione stessa del corpo. Non è un volo pindarico meramente mentale o spirituale in senso così metafisico, ok? Si diceva prima, mi ha intervistato l'amico Massimo, no? Che mi chiedeva di Nibiru e del pianeta X, no? Se esiste o non esiste. La mia risposta è, intanto, ecco, adesso la domanda che urge non è tanto se gli alieni o il pianeta X esista o meno, ma se noi esistiamo o meno. Questa è la domanda fondamentale. E in seconda istanza, esiste o non esiste? Dipende. Dipende, se noi abbiamo un livello di coscienza che ci permette di accedere ad un piano di realtà dove la realtà può manifestarsi in maniera più ampia, complessa, evoluta, allora ecco che questi aspetti della realtà possono esistere e allora ecco che scopriremo i reperti e le testimonianze di Atlantide, di Lemuria, parliamo con gli spiriti di natura, con gli alberi, e esisteranno i pianeti X e chissà quant'altro. Dipende da noi, se la nostra mente, la nostra energia, la nostra consapevolezza non può vibrare a quelle altezze, vibrerà all'interno di confini più angusti, più miseri, più corporei, più materici, e quindi le vestigia di Atlantide non le troveremo. O certe soluzioni, che magari hanno fatto parte di certe tradizioni del passato, non funzioneranno più se noi non vibriamo su quei piani dove quelle leggi e quelle funzioni possono funzionare, possono esprimersi, no? Pensate, è stato il mio ospite ad Amelia, dove abbiamo aperto un centro. Amelia si trova verso Orte, dopo Orte, no? C'è Amelia, lì abbiamo creato un centro e abbiamo invitato Azima, che è un vecchio sannyasin della prima ora, insomma, della prima cuna. Azima è stato anche responsabile del centro medico a Puna e è stato uno dei medici personali di Osho, quindi ha vissuto con Osho, in casa con Osho per diverso tempo, e ho voluto invitarlo per così raccontare, no? Farci raccontare un po' la sua esperienza. Abbiamo fatto una bella giornata di meditazione insieme. Mi raccontava, lui è un omeopata, e mi diceva che lui ha smesso di fare l'omeopata perché l'omeopatia non funziona più. Ma che la faccio io? Adesso, attenzione, attenzione, non prendiamo per assoluti. Io adesso sto facendo un esempio estremo, no? Sto dicendo che più noi siamo grezzi, inspessiti, incrostati, più diciamo che, ecco, cioè, alla fine, no? Ognuno ha la cura che si merita. Certo. Così come ognuno ha il governo che si merita, verrebbe da dire, no? E quindi molte soluzioni non è detto che siano così a portata di mano, come potevano esserlo ancora qualche anno fa, perché viviamo in una condizione molto intossicata e dall'interno, dall'intossicazione dei nostri desideri fittizi, del nostro egoismo, del nostro mentalismo. Attenzione che non ho detto ego e non ho detto mente. Ho detto egoismo e ho detto mentalismo, sono due cose diverse. Così come siamo così intossicati da ciò che c'è fuori di noi, che le nostre vibrazioni sono sempre più basse, no? E quindi non ce la facciamo, serve davvero il pastiglione. E tutto questo è molto triste, no? Perché non solo ci esclude dalle possibilità della medicina vibrazionale, ma non siamo neanche più all'interno della medicina naturale, siamo all'interno di un artificio, no? Per cui non siamo né uomini né bestie, ma siamo
un OGM strano. Siamo un OGM strano. Quindi questo è veramente, veramente interessante, e siamo alla frutta, ormai la realtà sta collassando e quindi è giunto il tempo di tirare le somme. Abbiamo fatto tante esperienze, abbiamo tante conoscenze, letto tanti libri, fatto tante cose, alcune cose sono state più utili, altre meno utili, ma tutto è stato un'esperienza di crescita. Se noi siamo stati abbastanza aperti e tranquilli, sinceri, onesti con noi stessi e responsabili, allora ecco che avremo imparato qualcosa, però adesso è tempo di buttare la pasta perché l'acqua bolle. E prima che evapori tutta, dobbiamo cominciare a cavalcare l'onda del cambiamento e determinare questa nuova era possibile, che sarà possibile per chi vibrerà su certe frequenze. Non è una questione di merito e di giudizio, ma è proprio una questione fisica, no? Quindi ci stiamo avvicinando ad un imbuto temporale, il tempo sta accelerando, non so se ve ne state rendendo conto, non c'è più tempo per fare niente, non ci sta più niente. E quindi se siamo pesanti andiamo dritti verso l'imbuto, a determinare una realtà definitivamente incrostata, no? Che avrà nell'economia universale la funzione di fogna. Tutto serve. Mentre invece se riusciamo a essere un pochino più leggeri, ecco che riusciamo a galleggiare pur in questo vortice e magari riusciamo a renderci sensibili, no? a quel calore, a quel fuoco, a evaporare prima di, no? finire dentro il tubo di scarico. Okay? E quindi ecco che tutto questo corrisponde anche alla possibilità di esercitare o meno determinate facoltà. Però ecco, adesso siamo messi in questa situazione. Se non siamo svegli nemmeno quando siamo svegli, come possiamo pretendere di essere svegli quando dormiamo? Perché in fin dei conti il sogno lucido è proprio questo, essere svegli mentre si dorme. Ma anche l'esperienza della consapevolezza nella morte è proprio questo, essere svegli mentre si sta morendo. Perché tu non sei quello. Ma noi questo lavoro di spostamento del baricentro della nostra identità reale dobbiamo farlo in vita. No? Nella nostra vita di tutti i giorni, nella nostra vita di qua. Quindi anche qui la domanda non è: c'è vita nell'aldilà? La mia domanda è: c'è vita nell'aldiquà? Perché c'è vita nell'aldilà in proporzione in cui c'è vita nell'aldiquà. Così come noi siamo consapevoli dei nostri sogni e possiamo esercitarli in forma lucida, quindi attivando una continuità di coscienza pur attraverso diversi stati, anche fisiologici e neurologici, se siamo svegli a noi stessi, se siamo presenti. Se siamo sotto incantesimo e viviamo come dei robot, sapete cosa vuol dire vivere come dei robot? Vuol dire essere continuamente nell'attività e non essere mai nell'azione. Sono due parole simili che possono essere usate eventualmente come sinonimo, ma dal punto di vista delle tradizioni spirituali, soprattutto orientali, c'è una bella differenza tra attività e azione. L'attività è l'attività frenetica, no? I nostri pensieri incontrollati, il dialogo di superficie, no? La mente rumorosa, così come il nostro corpo, le nostre faccende di tutti i giorni. Noi viviamo abbastanza a caso e inseguiamo la necessità del momento come se fossimo impossessati. Noi siamo impossessati fondamentalmente, non siamo noi. E quindi cosa succede? Noi non è che siamo in una azione, azione è l'azione pura, consapevole, nel presente, pienamente responsabile, esercitata da un individuo consapevole di sé, pur attraverso le manifestazioni della mente che gli permettono di interagire con questo livello di realtà, che è comunque la palestra dell'esperienza della sua coscienza, però comunque non attaccato, ovvero disidentificato da questo mezzo, perché sa che il fine è da collocarsi nel profondo, prima, oltre, attraverso
questa esperienza, ma non è confinato all'interno di questa esperienza. Quindi quando noi siamo consapevoli del fine, ecco allora che possiamo essere anche consapevoli che tutto è un mezzo, ma noi non siamo quello. Essere nel mondo senza essere del mondo. Ecco, allora, se noi siamo consapevoli, presenti, poi vedremo cosa significa anche questo eventualmente, allora ecco che noi siamo capaci di azione. Quando invece siamo impossessati dalle necessità del momento, dai programmi mentali che ci vengono inculcati anche da questi oggetti, no? Ecco, allora in quel caso non siamo noi, non siamo vivi veramente. Siamo sotto incantesimo. E più che agire, noi reagiamo. Noi funzioniamo per reazione, non per azione. L'azione è presenza creativa al momento, molto lontano da quello che è la nostra vita tutti i giorni nella media. No? Noi reagiamo, reagiamo a istinti, stimoli, istanze, spesso illusorie, condizionamenti, e questo reagire non è vivere, non è essere svegli, è essere dei robot, ok? Quindi noi dobbiamo passare dalla reazione all'azione. Ecco, allora che se siamo capaci di azione vera, creativa, disidentificata dal passato e dal futuro, possiamo allora cominciare a imparare a capire che siamo un qualche cosa che va al di là della nostra manifestazione psicofisica. E allora ecco che attraverso anche stati differenti che vengono attraversati dal nostro corpo, dalla nostra mente, noi comunque siamo presenti e in grado di azione, anche attraverso diversi livelli e diversi piani della realtà. Quindi il lavoro per poter accedere alla possibilità del sogno lucido o del viaggio sciamanico o del viaggio ultracorporeo è enormemente, direttamente proporzionale alla nostra capacità di veglia in questo senso, cioè coscienza, consapevolezza, vivere nel presente, non nel passato, non nel futuro, attraverso il nostro corpo e la nostra mente senza essere identificati in essi. Questa capacità di disidentificazione, che non è un giudizio negativo nei confronti del corpo o della mente, ma è semplicemente un capire che noi siamo un qualche cosa che sta ancora a monte rispetto a questi strumenti di incarnazione e di esperienza, ecco, fare tutto questo significa percorrere un percorso, un cammino, una trasmutazione, se vogliamo usare un termine alchemico, che ci permette finalmente di ritrovarci. Quindi noi, in quanto emanazioni divine, ci smariamo all'interno dei meandri di questa illusione, la coscienza gioca un pochino a rimpiattino con se stessa, l'obiettivo è quello poi di ritrovarsi, però proprio attraverso la nostra esperienza umana. E quello è il bello, no? E quello è il bello. Quindi siamo qui per diventare umani, quindi siamo qui per sognare da svegli, non da sognare per sognare da addormentati, perché allora il sogno diventa lo strumento creativo che ci permette di vivere veramente e di esistere e di ricondurre la nostra vita all'assoluto, a qualcosa di straordinario. Allora sì che la vita è celebrazione, la vita è bellezza pur nella sua imperscrutabilità, pur nel suo mistero, perché non essendo identificati in quello ce lo godiamo, ci godiamo lo spettacolo. Ci possiamo godere lo spettacolo, che sia bello, che sia brutto, che sia un film dell'orrore o un film romantico, possiamo imparare delle cose. Se invece siamo identificati, ecco che durante il film dell'orrore moriamo e veniamo fatti a fettine, durante il film romantico ci smariamo nelle smancerie del buonismo vago e del sentimentalismo romantico inconcludente, no? Che ci allontana dal senso stesso della relazione, eccetera, eccetera, eccetera. Gli esempi possono essere tantissimi. Quindi questa è la grande premessa. Per dire che non esiste un corso, un seminario o così. Oggi è domenica, cosa faccio? Vado a Bracciano oppure mi sparo? Ma sì,
mi faccio una ayahuasca, oppure vado di nudo, no, oppure no, ma sì, dai, oggi risvegliamo il terzo chakra, ma sì, dai, vediamo che fanno quel corso lì per risvegliare il terzo chakra. Domenica prossima ho un appuntamento con l'Arcangelo Michele, devo dargli qualche consiglio. Poi ci sono gli UFO, si atterrano tra poco. No? Intanto magari nella vita di tutti i giorni siamo degli stronzi incredibili, no? Perché poi voglio dire, no, spesso tutte queste cose servono anche come grande alibi per non fare un lavoro reale su se stessi. Quindi no? Ci si giustifica anche, no? Ah, ma io faccio yoga 8 ore al giorno, sono vegano, faccio quelle robe, pazzi, parlo con tutti. Però ecco, poi magari sei una persona assolutamente insopportabile e quindi c'è qualcosa che non va, no? Allora salva una pianta, mangia un vegano e snob, no? Che viene da dire, no, è vegano. Scherzo, eh? Qua sono, lo sapevi questo? Ma sai, no, ma l'importante è non essere identificati. Bravissima, bravissima. No, ecco, l'importante è non confondere, no? E il mezzo con il fine, no? Non confondere l'apparenza con la sostanza. Quindi spesso c'è chi magari vive di apparenze pensando di, no, percorrere un grande cammino iniziatico e in realtà, ecco, è stato a sua volta intercettato dai sottoprogrammi della Matrix, no? Molto sofisticati, pronti anche ad intercettare questo tipo di spinte interiori, molto belle, molto pure, molto sincere, che però, ecco, a volte vengono poi letteralmente intercettate da meccanismi di controllo. Uso la metafora del film, no? Perché è proprio carina come storia. E quindi ecco a volte che ci troviamo nell'ennesimo trip, nell'ennesima illusione, no? E allora la setta, la comunità, il gruppo, la minaccia. Fa parte dell'esperienza, però siamo sempre lì. Cioè, alla fine, se l'esperienza è quella della ruota del criceto, dopo un po', capisci? Cioè, sì, ecco, magari dovrebbe esserci quella fiducia in noi stessi, quella capacità di ascolto, perché dentro di noi comunque c'è il richiamo, c'è l'opportunità, c'è sempre quella possibilità di intuire. Bisogna capire se abbiamo la voglia e siamo anche nelle condizioni, tutto sommato, culturali, ambientali, perché poi alla fine, questo non vuole essere una scusa, però è anche vero che a volte, insomma, ci troviamo in circostanze per cui riuscire a anche solo avvertire lontanamente questo richiamo, questa intuizione, questa istanza dal profondo, può diventare veramente qualcosa di veramente paranormale. La cosa più paranormale che ci può essere è proprio riuscire a dare spazio, concederci la possibilità, il margine, no? Ecco il concetto di fede in senso esoterico, in senso laico, cioè non religioso in senso istituzionale, cioè la fede in quel margine possibile che tuttavia sentiamo dentro di noi, ma che spesso viene otturato, obnubilato, mortificato e dai meccanismi interni del nostro egoismo e quindi della nostra maleducazione nei confronti di noi stessi, ma anche a volte proprio mortificato dalle circostanze nelle quali siamo calati, che comunque alimentiamo, perché vedete, reagire vuol dire che tu comunque alimenti ciò verso cui reagisci. Ecco perché la rivoluzione può essere solo interiore, la vera anarchia è la meditazione, è la capacità di disidentificarsi. Questo è l'atto più anarchico che potete fare. Scendere in piazza è una reazione. E la reazione alimenta il sistema nei confronti del quale stai in quel momento pensando di reagire, stai pensando di lottare contro. Ecco, noi non dobbiamo lottare contro, dobbiamo andare altrove, vibrare altrove, il titolo del mio nuovo libro che uscirà adesso a fine maggio, eh? Vibrare altrove, anche se poi in quel libro parlo di trasmutazione, gestione consapevole delle energie sessuali, quindi altro grandissimo discorso.
Quindi questo è un po' lo scenario nel quale ci troviamo. Possiamo farcela? Sì, ce la possiamo fare. Cioè, no? Ci mancherebbe. Ognuno, uno per uno, è responsabile della propria avventura spirituale e ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. Però, ecco, è un percorso estremamente delicato. È una piantina che va coltivata in serra. La serra del nostro silenzio, della nostra umiltà, della nostra sobrietà. Oggi va molto di moda anche ostentare, no? Basso profilo, silenzio, coltiviamo questa piantina, non c'è bisogno di ambizioni spirituali, no? Oggi ancora sentivo parlare questi ambienti esoterici con i gradi, le cose. A parte il fatto che oggi questi aspetti sono stati completamente distorti e deviati, ma non è neanche più tempo, cioè sono cose vecchie. I maestri, le dottrine, i comandamenti, le regole, le comunità, i gruppi, le scuole. Ripeto, considerando che oggigiorno tutta quella roba lì è, nella maggior parte dei casi, completamente deviata e distruttiva, però anche non lo fosse, noi veramente stiamo entrando in una nuova era. Quindi è roba vecchia. Noi dobbiamo risvegliare la nostra maestria, il nostro guaritore interiore, risvegliare la nostra intuizione magica, comprendere che il rito più bello, più grande e più vero è quello della nostra vita. Quello è il grande rito. Il rito della vita. Tutte le altre cose eventualmente sono state utili, eventualmente sono diventate delle buffonate, ma non hanno a che fare con il risveglio, perché sono sogni per i quali sono già pronte tutte le intercettazioni che la Matrix ormai ha imparato ad innescare nel momento in cui uno si mette lì. Tac, ti ha già beccato. Appena ne parli e lo dici, ti ha già beccato. Quindi dobbiamo riuscire a essere esoterici anche nei confronti di noi stessi. L'agguato. L'agguato. Stai intuendo qualcosa? Fermo, non dirlo, non banfare. Non... Vivi, godi senza dover suonare le trombe. Ah, sono riuscito. No, no. Boom, perché altrimenti sei già intercettato, sei già preso. Boom, sei già spacciato. È già diventato un trip, ok? Vero esoterismo oggigiorno è proprio questo, assolutamente, questa capacità di viversi le cose in maniera profonda, elevata, per riuscire a fare che cosa? Da una parte, appunto, per svincolarsi dalle insidie dell'egoismo. Quindi impariamo a mantenere elevata la motivazione. Sogni lucidi, che te frega? Viaggio astrale, beh, medianità, voglio parlare, ma se non sai parlare con i vivi non vuoi imparare a parlare con i morti? Cioè, calma, perché? Dove vuoi andare a parare? Vuoi essere più figo? Vuoi avere potere? Vuoi fuggire da questa realtà? Hai bisogno di un po' di autostima perché ti sei rotto le balle o sei un po' frustrato e allora hai bisogno di queste cose qua? Questo è il pastiglione, diventa un antidepressivo. La spiritualità non è un antidepressivo, l'esoterismo non è un antidepressivo, okay? E non è neanche terapia in teoria, cioè è una terapia radicale, ma non è che uno deve occuparsi di questo perché per alleviare le proprie nevrosi. Vada dallo psicologo, poi magari parliamo, una volta che hai risolto i problemi, magari parliamo di magia, di spiritualità, di esperienza della coscienza, eccetera, eccetera. Non che questo debba poi confondersi con tutte le tue congetture, le tue menate, i tuoi traumi, eccetera, eccetera. Prima ti curi e poi magari pensi all'esoterismo. Prima vivi la tua vita, la aggiusti un attimo e dopo. Tuttavia, questa ricerca, questo aggiustamento delle proprie percezioni, della propria vita, eccetera, eccetera, può avvalersi di un'intuizione, di un'ispirazione, di una conoscenza che ti può portare poi anche a qualcos'altro che finalmente ti permetta di sviluppare qualcosa che non è solo un recupero della tua confusione, ma è un qualche cosa veramente che ti porta
realizzazione. Quindi, vediamo un po' di parlare di sogni, perché altrimenti stiamo facendo tutto questo discorso e non arriviamo all'argomento della serata. Però è importante, ecco, no? Cominciare a mettere un po' i puntini su lei. Per esempio, io prima vi ho detto, spostiamo il baricentro, no? Se noi spostiamo il baricentro dalla identificazione con il nostro ego, i suoi desideri illusori, no? Il nostro corpo, la nostra mente, eccetera, eccetera, lo spostiamo verso ciò che siamo veramente, cioè un'emanazione divina, crediamoci, tanto lo sentiamo, no? Quindi crediamoci. È molto più forzato dover dimostrare che non esiste altro rispetto alla materia. È una forzatura. Hanno dovuto creare il CICAP. No? Ma perché? Perché è una forzatura. È una forzatura. Perché noi dentro lo sappiamo benissimo che c'è dell'altro. Lo sentiamo. Lo sentiamo, lo vediamo. Quando vediamo un corpo disteso, morto, non so se vi è capitato di andare a trovare una persona defunta, lo capite benissimo che lì quella non è la persona, ma si vede, lo percepite, no? Quindi è davvero una forzatura voler insistere che non esiste altro se non ciò che può ricadere sotto l'attenzione dei nostri sensi fisici o che può essere misurabile attraverso le nostre tecnologie o i nostri impianti, che poi alla fine dietro il grande telescopio c'è comunque l'occhio dell'astronomo e dietro l'occhio dell'astronomo c'è la sua mentalità e ci sono i suoi pregiudizi, i suoi preconcetti e i suoi schemini, quindi qualunque cosa veda lui comunque lo ricondurrà alle sue alle sue credenze, al suo sistema di credenze alla fine, no? Quindi può passare davanti veramente, no? Chissà che il pianeta X, per fare contento Max, no? Però non lo può vedere, eh? Vedrà qualcosa, ma sì, boh, no, ma no, era una meteora, no, era la trippa di ieri sera. Quindi da una parte dobbiamo mantenere elevata la motivazione, no? Perché lo vuoi fare? Ecco, attenzione, l'esperienza magica e spirituale deve comunque collocarsi all'interno di un quadro maturo di motivazioni, che non è ricerca del potere, che non è ricerca del fenomeno, del sensazionalismo, che non è la ricerca del pastiglione che ti fa il trip, della formuletta del momento che ti intriga, no? Perché poi inseguiamo continuamente delle mode, no? Una volta c'era il Reiki, tutti a fare il Reiki, tutti i livelli di Reiki, poi è arrivato il Theta Healing, basta il Reiki, me ne frega niente, vado a fare il Theta Healing, perché adesso quello sì che... Allora lì a fare tutto lì, a parlare con gli angeli, sì, buongiorno, sono Dio, ecco, cosa devo fare? No, credo, torno giù. Va bene, benissimo, adesso sono qua, Superman. Perfetto, poi cos'è adesso? L'ayahuasca, l'happy hour con l'ayahuasca, ok? Sì, perché adesso arrivano tutti gli sciamani che vengono buttati fuori dalle tribù in Amazzonia perché tradiscono e profanano il rito dell'ayahuasca. Vengono qua in Italia, noi gli no? Sono proprio lì, sono praticamente dei reietti, no? Perché è vera sta storia qua, però noi in Italia qui, sì, venite qua che noi ci facciamo, perché ci piace, no? Il trip, la formuletta. Voglio dire, queste cose non sono cose che non servono, servono, ma è ridicolo spesso il modo con cui nella media ci si accosta a queste cose, Quindi siamo sempre noi che facciamo la differenza. Una cosa può essere straordinaria, se tu sei straordinario, se tu sei un pirla, qualunque cosa può essere una cagata, ok? Quindi la differenza la fai te, ok? Quindi se una persona è straordinaria, ma veramente, cioè da questo fiore, mamma mia, un'esperienza straordinaria, benissimo. Se invece sono preso nei miei trip, nelle mie cose, per mille motivi anche, posso vivermi magari delle opportunità straordinarie e non riconoscerle e magari banalizzarle in maniera infinita, no? Cioè, e quindi ecco che veramente ci sono quelli che parlano con gli angeli prima ancora di parlare con i loro figli. Cioè, magari se parlassero con i figli ogni tanto si accorgerebbero che gli angeli sono loro, no? Per dire, adesso sto facendo degli esempi, insomma, o coi cani,
No. Cioè, come fai a capire se un amico è fidato o meno? Se ha quattro zampe. Quindi, ecco, quindi da una parte, ecco, mantenere alte le motivazioni. Per mantenere alte le motivazioni dobbiamo coltivare questo spirito, no? Cioè tenere alta la motivazione mistica, la motivazione spirituale, leggere i maestri. Questo sì, io non sto dicendo che dobbiamo, io sto dicendo che dobbiamo uscire dalla logica della dipendenza e della delega, ovvero prendere in mano le redini della nostra avventura spirituale e personale. Tuttavia, ecco, nutriamo la nostra mente, il nostro cuore, le nostre sensazioni, il nostro corpo, quindi anche in maniera adeguata, con energie, vibrazioni, opportunità. No? Marco e io adesso siamo appena fatti l'antipasto dal baccanale, è stato un macello. Però se noi trasmutiamo, sì. Noi trasmutiamo, per cui il laboratorio alchimico che perfetto. Bella scusa, però in fondo anche questo può essere reale, no? Perché in fondo non è nel cosa fai la differenza, ma nel come fai qualunque cosa. Ok? Per cui la differenza la fai te. E essere, quindi da una parte vivere queste possibilità, queste esperienze, no? Questi stimoli. Da una parte mantenendo elevate le motivazioni. Tutto può andare bene, tutto può essere interessante. Dalla magia cerimoniale, tipica tra l'altro delle nostre tradizioni occidentali, quindi che si avvale di simboli, si avvale di richiami archetipici, si avvale di gestualità, riferimenti che ci permettano comunque di entrare in sintonia con determinati stati di coscienza e quindi rappresentare un macrocosmo in grado di stimolare il nostro microcosmo. Questa è la magia, così come viene, no? Anche tramandata attraverso i misteri, le iniziazioni, le scuole, gli ordini, eccetera, eccetera, cose che oggi sono diventate delle solenni bucionate. Mi spiace dirlo, ma io ogni volta constato proprio che ormai siamo nella pagliacciata più assurda. Però, ecco, noi possiamo, ecco, recuperare il senso di tutto questo. Possiamo recuperare il senso di tutto questo se riusciamo però a ricondurlo a motivazioni elevate. E quindi, ecco, non è che sei lì a fare, voglio, compro il kit per fare la fattura, il legamento d'amore perché voglio scoparmi quella là, e allora vai lì, compri il kit per, no? Con dentro la candelina, no? Ecco, quindi voglio dire, no, perché altrimenti sono quasi più seri i preti, no? Cioè nella loro follia. Quindi, insomma, mantenere alta la motivazione vuol dire sempre essere onesti con se stessi e dirsi, ma perché? Perché voglio dare uno stimolo, voglio esplorare una possibilità, voglio comprendere in maniera più ampia e più profonda chi sono e questa realtà, e allora ecco che posso avvalermi di un qualche cosa che possa acuire la mia sensibilità, permettermi di recuperare un senso più autentico di me stesso. Ecco allora che mi accosto a una determinata via, che può essere magica, che può essere meditativa, che comunque è un'esperienza mistica, esistenziale, spirituale. Questo ci permette di elevarci e disidentificarci. Ecco, questo è il primo. L'altra insidia è quella della suggestione. Quindi molto spesso la nostra mente, quindi da una parte abbiamo l'insidia dell'egoismo, dall'altra parte abbiamo l'insidia della suggestione. Quindi riuscire a essere comunque in grado di discernere, quindi riuscire ad allinearsi, a centrarsi, significa anche riconoscere quando un'esperienza è più un qualche cosa di vicino alle nostre suggestioni, paure, aspettative, oppure se è un qualche cosa di reale. Ecco, molto spesso oggi cadiamo nella trappola della suggestione, che è una intercettazione mentale, e
quindi non viviamo realmente ciò che invece dovremmo poter vivere nella riscoperta di noi stessi. Quindi queste sono le due cose. Allora, i livelli del sogno. I livelli del sogno possono essere diversi. Il primo livello del sogno è il sogno notturno, che più o meno tutti quanti noi ricordiamo al mattino o durante la giornata, e nella media questo livello del sogno è una dinamica ancora tutto sommato non del tutto decifrata dai neurofisiologi, non del tutto decifrata ancora come esperienza, come meccanismo. E comunque il livello del sogno cui normalmente noi accediamo consiste in una dinamica necessaria alla nostra mente di superficie, quindi alla mente funzionale all'esperienza materiale e umana quotidiana corrente a questo livello, per poter gestire le esperienze e le informazioni in modo funzionale. Se noi siamo sempre più robotici e meccanici, allora anche la dinamica del sogno sarà sempre più funzionale a questa aridità. Quindi ricorderemo sempre meno, faremo dei sogni sempre meno interessanti, sempre meno elevati da un certo punto di vista, perché la nostra mente innescherà e conserverà solo quello che è funzionale alla nostra vita. Se la nostra vita è stretta, la nostra mente conserverà solo molto poco. Più ampia la nostra vita, allora più la nostra mente può, no, conservare dell'esperienza del sogno qualcosa di più. Perché noi fin da bambini, no? Ah, ma cosa stai a pensare a quelle cose lì? Ah, io da grande voglio fare il poeta. Ma no, ma vai a lavorare in banca, no? Cioè, questa è la logica, no? Oggi tolgono la storia dell'arte dalle scuole. Perché? Perché non è funzionale. Noi dobbiamo essere produttivi. Noi siamo unità di produzione e di consumo. Ci chiamano consumatori. Pensate che brutta parola. Tu cosa sei? Un consumatore. Dio buono. Cioè, dovremmo essere dei creatori, invece siamo dei consumatori. Terribile. Noi siamo consumatori, elettori, sudditi, siamo questa roba qua, no? Quando serve siamo elettori, contribuenti. E già oggi è maggio, giugno, questo è il periodo, ci siamo, della passa lo sceriffo di Nottingham, no, noi lì con la vena, prego. Sì, è proprio così. E non gli basta mai, questo è altro che i vampiri, altro che Dracula. L'abbiamo anche creato. Ma certo, perché finché noi siamo vampiri nei confronti di noi stessi, proietteremo una realtà piena di vampiri che anche nelle nostre relazioni ci vampirizzeranno, sottraendoci il senso della vita. Ma perché? Ma perché noi ci sottraiamo a nostra volta, noi siamo i più grandi sabotatori di noi stessi. Poi, quindi è ovvio che la realtà che produciamo è una realtà sabotante, perché rispecchia ciò che siamo dentro, no? Quindi si parte sempre da qui, ognuno da sé si parte da lì, no? Ma quando dici noi siamo gli sabotatori di noi stessi, chi sono noi, chi sono noi stessi? Perché cioè, sono entità diverse che però chiami sempre con noi. Vedi, con il linguaggio ha i suoi limiti, quindi è un discorso che dobbiamo capire e dobbiamo capirci pur nei limiti del linguaggio, no? Altrimenti entriamo nel mentale e siamo già stati intercettati. Io adesso ti rispondo, siamo già in un trip che non serve né a me né a te, no? Quindi cerchiamo di capirci al di là dei limiti delle parole, perché se entriamo nel sofisma entriamo già nel pippone e quindi siamo già alla bocciofila. Quindi un ottimo l'umorismo anche come chiave, no? Per track, no? Usciamo un attimo dalle impossessazioni che ci fanno fare poi, no? Anche. Quindi, da una parte l'egoismo, da una parte la suggestione, quindi il mentalismo, e queste sono le nostre insidie, no? Per riuscire a recuperare lucidità nei confronti di un'espressione più autentica di noi stessi,
quello della meditazione, che è uno stato, non è una tecnica. Ci sono delle tecniche che ci permettono progressivamente di intuire come poter vivere in uno stato di presenza, che è lo stato meditativo, che è uno stato vivo, è uno stato creativo, è uno stato capace di produrre significati. Noi siamo qui per estrarre dei significati. In fondo, spiritualità è dare significato alle cose. Tutto lì. Cos'è la spiritualità? Dare significato alle cose. Più il significato va oltre, trascende, ricompone un quadro d'insieme, e più la nostra capacità di intuire lo spirito della creazione si fa capace, si fa reale. Ecco che cos'è la spiritualità: comprendere lo spirito della creazione, che è la nostra creazione, di cui siamo co-creatori, ma non è quello il punto. Il punto è proprio sperimentare la divinità attraverso le manifestazioni possibili di se stessa, nelle quali paradossalmente si confonde. Ecco. Quindi se riusciamo e impariamo a dare significati, vuol dire che man mano riusciamo a emanciparci dagli attaccamenti, perché ecco che noi cavalchiamo l'onda del significato. E allora distilliamo la nostra esperienza umana. Ecco allora che reinneschiamo la capacità del sogno in senso magico, in senso sciamanico, in senso spirituale. Allora, il sogno di tutte le notti serve a organizzare la memoria a breve, medio, lungo termine e a gestire le informazioni e le esperienze del proprio quotidiano in termini funzionali al proprio quotidiano. Quindi se noi siamo solo delle unità produttive e di consumo, quello che la nostra mente conserverà dell'esperienza di tutti i giorni, rielaborata attraverso il sogno, sarà solo ciò che è funzionale alla nostra ruolo, al nostro ruolo nella vita di tutti i giorni che ci stiamo creando, ok? E quindi tenderemo a non ricordare più i sogni, perché non servono. Così come non serve l'arte, non serve la poesia, non serve andare a fare una passeggiata nei boschi, cosa stai a perdere tempo? Giochiamo alla PlayStation, no? Quindi vedete come tutto diventa molto arido, molto angusto, in funzione di una robotizzazione. Ecco, tutto questo non è umano, quindi gli alieni siamo noi. Perché noi non siamo umani in questo momento, e non siamo neanche animali, perché fossimo animali perlomeno saremmo in sintonia con determinate leggi, cicli, energie. No, noi siamo animali intellettuali, anzi siamo delle bestie, quindi estremamente legate a istinti che peraltro non vengono neanche vissuti in modo animale, magari vengono vissuti attraverso una mente umana deviata. Quindi siamo degli animali intellettuali deviati che non sono né umani né animali, ma sono qualcosa di strano, delle egregore, sono delle egregore, noi siamo delle egregore di noi stessi che ci impossessiamo facendoci vivere all'interno di un programma che non è la realtà. Bestiale, eh? Quindi uno pensa alle grandi egregore, no? Gli arconti, ma prima di pensare agli arconti, cioè tu hai un arconte che ti impossessa, che è proprio il tuo spirito di opposizione, si direbbe usando un linguaggio gnostico, però oggi questo è proprio lontano dall'umanità, dalla natura delle cose, perché ha cavalcato una deviazione mentale. Anche questo è funzionale, anche questo è gioco, sì, certo, tutto è funzionale, ma a volte è anche funzionale capire quale non è la direzione, no? E allora se insisti poi in una certa direzione, allora insomma
fai i tuoi conti, tanto l'universo risparmia, non ha problemi, no? Se non siamo in grado noi di esprimere certe potenzialità, queste potenzialità si sposteranno. Adesso, ciao! Ciao a tutti! Dicevo, se non siamo in grado noi di esprimere certe potenzialità, queste potenzialità si sposteranno, ok? L'universo risparmia, la coscienza non ha problemi. Vuol dire che noi possiamo anche perdere il ruolo che abbiamo potenzialmente in quanto forme ponte, no? Noi siamo delle forme ponte potenzialmente, no? Tra il materiale e lo spirituale, tra il relativo e l'assoluto, tra il tempo e l'eternità, tra la materia e lo spirito. Ecco. Questa possibilità si esprime nel momento in cui noi la esercitiamo. Se noi non la esercitiamo, perché dovrebbe esprimersi attraverso questa manifestazione del possibile? Può spostarsi e quindi esprimersi anche attraverso altre manifestazioni del possibile. Ok? Il problema non è della coscienza o dell'universo. Il problema è capire se noi in questa circostanza esistenziale possiamo rappresentare l'avventura della coscienza o meno. Se possiamo farlo, bello, la coscienza si sarà arricchita, tra virgolette, perché è quasi un controsenso, no? Però usiamo i limiti del linguaggio, tanto ci capiamo, la coscienza si sarà arricchita anche del nostro colore, della nostra sfumatura. Altrimenti, pazienza, però noi in quanto sfumatura ci teniamo anche, no? A essere presenti sul mercato delle sfumature, no? E invece, ecco, purtroppo sembra che questa nostra potenzialità venga sempre meno in funzione di una illusione nella quale ci siamo dispersi e quindi diventeremo questa nostra realtà anche una sorta di immondizia, no? Del sistema universo, del sistema coscienza, e quindi può anche darsi che questa nostra realtà non serva altro che una sorta di ruota del criceto che dovrà dare energia ad altre cose. Fatta girare da noi perché lo abbiamo scelto, perché lo abbiamo, è stato questo quello che siamo riusciti ad esprimere. Però è un vero peccato se consideriamo la nostra potenzialità di partenza. Allora, quindi il primo livello del sogno è proprio questo, no? La rielaborazione della realtà del quotidiano, la selezione delle informazioni in funzione del nostro livello di vita, di realtà e di necessità, l'organizzazione della memoria a breve, a medio e lungo termine. In realtà, dal punto di vista esoterico, questo livello del sogno corrisponde ad una compensazione. Cioè, siccome noi viviamo per reazione, in realtà noi non viviamo, no? L'ho detto prima. No? Quindi la nostra azione non è mai distaccata, perché essendo una reazione è sempre legata all'oggetto verso il quale stiamo reagendo. Essendo legata, non è pura, ok? È sempre interessata. Essendo interessata, produce karma, cioè produce delle asimmetrie nell'ordine delle cose. Queste asimmetrie vanno compensate, quindi attraverso la dinamica del karma nelle nostre vite si distribuisce. Teniamo presente che le nostre vite sono tutte contemporanee, no? E poi una necessità esistenziale e mentale, quella di distinguerle in vite precedenti, in vite future, ma le nostre vite sono tutte contemporanee, no? Ecco, quindi le compensazioni necessarie, dato che il nostro attaccamento produce delle asimmetrie, vengono distribuite nel nostro corpo temporale e quindi smaltite potenzialmente di vita in vita, oppure di giorno in giorno. Di vita in vita attraverso le dinamiche della reincarnazione, di giorno in giorno attraverso il sogno. Quindi nel sogno avvengono le compensazioni in quanto noi non viviamo nel presente, non viviamo nell'azione pura, ma viviamo nell'azione interessata. Questa azione interessata produce degli scompensi nell'armonia del tutto. Allora, questo per dire che cosa? Per dire che questo livello del sogno permarrà sempre nel momento in cui
noi non viviamo nel presente, non viviamo realmente, non viviamo all'altezza della nostra reale potenzialità esistenziale. Quindi in fondo questo sogno è anche quella riorganizzazione delle compensazioni attraverso l'inconscio, no? Quindi l'inconscio diventa una sorta di soffitta o cantina, no? No? Nella quale buttiamo via le cose, ricicliamo, ripeschiamo, reinterpretiamo, no? Abbiamo bisogno di questa stanza di compensazione perché non viviamo e non smaltiamo nell'attimo, noi non smaltiamo nell'attimo. Okay? Perché non siamo nel presente. Allora ecco che abbiamo bisogno di una cantina che ci faccia un po' da, no? Da deposito delle scorie, delle necessità da smaltire, eccetera, eccetera. No? Pensate che dal punto di vista degli sciamani, il corpo, questo corpo attuale dell'essere umano su questo pianeta, in questa dimensione, oggi, è l'inconscio. Cioè, per gli sciamani, questo corpo è l'inconscio. Tant'è vero che nel corpo si manifestano per via psicosomatica proprio le resistenze dell'inconscio, no? Cioè si manifestano attraverso la malattia, o se invece in positivo attraverso un certo tipo di entusiasmo, che però è fuori controllo nel momento in cui ancora una volta è una compensazione, perché non ci sono solo le compensazioni negative, ci sono anche le compensazioni in positivo, ma sempre compensazioni sono. Se noi siamo identificati nell'una o nell'altra cosa, dal punto di vista evolutivo il gioco non cambia. Sono entrambi i due ladroni che stanno a fianco, no? Non c'è il ladro buono e il ladro cattivo, sono tutti e due ladri, ok? Sia le emozioni buone alle quali ci attacchiamo, sia le emozioni cattive alle quali ci attacchiamo. Quindi, fin tanto che noi non siamo nel presente, ecco che il nostro inconscio ha bisogno di elaborare queste compensazioni, questi smaltimenti, e il precipitato rappresentativo di queste scorie è proprio il nostro corpo fisico attuale. Quindi se noi riuscissimo a vivere nel presente e a non avere più nulla da smaltire perché viviamo nell'attimo, probabilmente questo non sarebbe neanche più il nostro corpo. Ci sarebbe una trasfigurazione, una trasmutazione vibrazionale, per cui non ci esprimeremmo nei mondi del possibile attraverso un veicolo fatto in questo modo, una manifestazione fatta in questo modo. Quindi fin tanto che siamo qui con questo corpo e con questi sogni significa che non siamo illuminati, okay? Il Buddha, l'illuminato, non sogna, cioè non ha bisogno di questo livello di sogno, usa il sogno ad altri livelli. Quindi lui, il Buddha, non sogna perché non ha niente da smaltire, smaltisce in tempo reale, essendo presente e responsabile pienamente della propria azione nel presente, nel momento, puro. Puro vuol dire che non c'è identificazione, non c'è attaccamento, non c'è asimmetria, quindi ecco il mistero dell'agire senza agire. L'azione pura, che non produce il karma. Ok? Cosa vuol dire puro? È puro nella misura in cui è inversamente proporzionale all'egoismo messo in gioco. Facile. Cos'è la purezza? Ah, la purezza, sì, la castità, il corpo, le cose, io sono puro. No, la purezza è facile. Purezza uguale inversamente proporzionale all'egoismo messo in gioco. Fine del discorso. Quindi scusa, una persona, posso interrompere? Certamente. Una persona che sta intraprendendo un percorso di consapevolezza, no? Può essere, penso, può scegliere vari tipi di percorsi. Come fa a sapere se perché non sogna, cioè non si ricorda i sogni perché forse sta arrivando a un punto, diciamo, a un livello più elevato? Allora, primo suggerimento, non fare della spiritualità un obiettivo. Quindi a te dell'illuminazione non te ne deve fregare niente. Perché altrimenti ne fai un oggetto di consumo. Noi oggi abbiamo una mentalità consumistica, quindi anche la spiritualità è diventato un bene di consumo, è diventato un prodotto, no? Quindi oggi voglio fare un cammino spirituale, boh, sei già spacciato, sei già nel trip, sei già nel matrix, sei già spacciato, non te lo devi dire, eccola qua, io stai facendo un cammino.
perché se lo affermi, boh, sei già preso dentro, boh, ne hai già fatto una meta, ne hai già fatto un desiderio. Sì, sì, ma io non sto, io colgo l'occasione di quello che hai detto per dire delle cose. Il discorso dei sogni è questo, cioè noi normalmente non ricordiamo i sogni perché la nostra vita così angusta e così arida non dà spazio a questo tipo di necessità, per cui noi siamo proprio sotto nel livello di consapevolezza potenziale, per cui noi non ricordiamo i sogni, non è che perché non sogniamo, ah, io non sogno quindi sono Buddha, no, sogni, ma oltre il fatto che sogni manco te li ricordi, oltre il danno la beffa, no? Quindi già ricordare i propri sogni può essere un'ottima esperienza, perché è vero che poi l'analisi dei sogni può essere utile. Io a questo proposito consiglio però un'analisi junghiana piuttosto che freudiana, ma non apriamo questa parentesi. Perché esiste la mente di superficie, esiste l'inconscio personale, esiste l'inconscio collettivo, l'inconscio cosmico, e questi sono gli elementi di legame, mentre poi abbiamo tutti quegli elementi dove mente, con la M maiuscolo, in senso orientale o buddistico, è un qualcosa di molto diverso dal concetto di mente quando noi ne parliamo qua in Occidente. No? Noi per mente pensiamo a questo, no? Mentalismo, il pensiero, l'elaborazione, l'intelletto razionale, la causa-effetto, mentre invece in Oriente il concetto di mente è usato in un'accezione molto più ampia. Quindi quando leggete testi orientali, attenzione, soprattutto buddisti, che quando parlano di mente non parlano di questa roba qua, parlano di un qualche cosa di ben diverso, parlano di quella virtù che è l'intelletto nel cristianesimo gnostico esoterico, no? Brava Sant'Agostino, oppure tutta la teologia tedesca, quindi dal Meister Eckhart, Sebastian Frank, Silesio, Teolero, fino ad arrivare poi a Simone Weil, così questo tipo. Quindi se volete, noi anche in Occidente abbiamo dei personaggi straordinari, eh? Non è che dobbiamo solo andare in Oriente a cercare sbaravanda, guidabanda, strubabanda, cioè anche qui abbiamo, no? Leggetevi, no? Ugo Foscolo, oh, è notevole, no? Già, bellissimo, piuttosto che i grandi mistici della nostra storia, troviamo delle figure straordinarie, per cui siamo più abituati a rivolgerci in Oriente perché in Occidente tutte queste perle sono state insozzate dal cattolicesimo. È quello che purtroppo ci porta a buttare via il bambino con l'acqua sporca, perché ci fa così vomitare dopo un po' che sentiamo questo qua che magari, no, leggi Thomas Merton, fantastico, bellissimo, leggete L'esperienza interiore di Thomas Merton, però non appena arrivi dove parla di Gesù Cristo alla destra, no? Ci fa un po' ribrezzo, mentre invece leggendolo nella chiave giusta, senza l'appesantimento catechistico, no? Nazional popolare del cattolicesimo romano, Vaticano, romana cattolica apostolica, ecco. Che poi è forte, no? Questi qua hanno ucciso tutti i padri della Chiesa, hanno ammazzato tutti i cristiani, e poi hanno detto: i cristiani veri siamo noi, siamo noi cristiani. Li hanno ammazzati tutti per poi dire: no, ti dico io come la storia. Belli, sono fantastici, sono stati, no? Chapeau. Vabbè. Allora, quindi questo livello del sogno è un livello che va considerato per quello che è, quindi la cacca dell'inconscio, ok? E perché contiene scorie, quindi la necessità delle rielaborazioni simboliche, tutto il metabolismo legato alle esperienze, ai traumi, ai microtraumi del quotidiano, tutto questo viene rielaborato attraverso il sogno, perché attraverso il sogno la mente si difende, scarica nell'inconscio e recupera ciò che è gestibile in funzione della quotidianità. Però quella roba lì non è smaltita, è dentro, ce l'abbiamo, no? E quindi ecco che poi dopo un po' si accumula,
Poi arriva il momento in cui uno dice: oh, mi metto in cammino spirituale, apri la cloaca, cade per terra morto, no? Per cui aprire la cloaca può essere molto molto impegnativo come discorso, eh? Ricordate che Mio, appena viene ripescato sulla Nabucodonosor, la prima cosa che fa vomita, se vi ricordate il film. Non è che dice: ah, che bello, mi sono risvegliato. No, si trova lì con Morpheus, lì che lo guarda, e lui vomita, no? Perché dice: ma cos'è questo? Ma stiamo scherzando? No? Ecco. Bene, quindi la prima reazione non è assolutamente di beatitudine nel momento in cui ci si mette in un certo cammino, in una certa condizione. E qui c'è una letteratura straordinaria, anche occidentale, no? San Giovanni della Croce, la notte oscura dell'anima, oppure Crowley quando parla del deserto della desolazione, l'abisso, no? Il vagabondo nel deserto della desolazione, bellissime immagini. Quindi il sogno può essere, se ricordato, interpretato, e ci può dare delle chiavi di lettura delle nostre esistenze, dei nostri talenti inespressi, dei nostri traumi, e quindi anche delle chiavi risolutive di nostre problematiche che poi emergono nella nostra vita di tutti i giorni, nelle relazioni con noi stessi, con gli altri, con gli eventi, con la vita. Quindi assolutamente utile questo livello di lavoro con i sogni. Per ricordare i sogni, se avete difficoltà a ricordare i sogni, potete usare diversi metodi. Il più banale e semplice dei quali è: prendete un cartoncino azzurro formato A4, tracciate nel mezzo una riga con un pennarello nero e prima di dormire lo osservate per circa 10 minuti, un quarto d'ora, ok? Poi dormite e vedrete che piano piano comincerete a avere più presenza nel sogno e più possibilità di ricordo del sogno quando vi svegliate. Tenete presente che durante i sogni tutti i nostri io sono contemporaneamente presenti, mentre durante la veglia i nostri io si avvicendano. Quindi a volte ricordate durante la giornata dei sogni, magari alle 5 del pomeriggio, perché alle 5 del pomeriggio è arrivata quella personalità che si è svegliata alle 5, e quindi ecco che vi riporta il sogno, ok? Al quale è stata presente insieme a tutte le altre che, avvicendandosi con tempi diversi, ci hanno permesso magari di avere degli spazi anche in momenti diversi della nostra giornata e non solo al risveglio. Quindi tenere un diario dei sogni può essere molto utile, e poi saper interpretare il sogno può essere molto molto interessante come pratica. Potresti volendo anche chiederti perché hai attratto questa esperienza personale. Ma teniamo presente che, tra l'altro, l'attrazione è una legge che andrebbe riconsiderata in questa chiave. Noi non è che attraiamo ciò che abbiamo bisogno, no? Perché adesso sembrerebbe che la legge di attrazione, sì, certo, la persona, se ti ha attratto, se tu hai attratto lei, ci saranno dei motivi, ci saranno delle dinamiche interessanti da indagare e delle domande da porsi. E va bene. È anche vero che c'è un gioco di proiezioni, c'è un gioco di specchi, tutto quello che volete. Però ecco, tenete presente che nelle tradizioni spirituali, per legge di attrazione non si intende la possibilità di attrarre ciò di cui hai bisogno, no? Ecco allora l'abbondanza, la prosperità, tutti questi corsi, queste menate, no? Che impara a usare la legge di attrazione, perché così almeno attrai, no? E realizzi i tuoi desideri e arriva tutto, eccetera, eccetera. No, in realtà, ecco, dal punto di vista della tradizione, la legge di attrazione è al contrario, cioè tu attrai ciò che ha bisogno di te. Questo è molto interessante. No, ma io non era una risposta a te, era proprio anche riconsiderare a volte certe mode, certe semplificazioni, no? Sempre in funzione di una mentalità consumistica e di ricerca di potere, di ricerca di felicità a tutti i costi, eccetera, eccetera. Il cammino spirituale non è una ricerca di felicità.
È una cosa molto moderna, molto nuova questa qui della felicità. Il mago, l'alchimista non gliene fregava niente del benessere, della prosperità, della felicità, non gliene fregava niente. All'alchimista, al mago, al mistico interessa capire, interessa imparare, interessa comprendere, interessa esprimere. Non c'è tutto questo discorso della felicità, dello star bene, della prosperità. Beh, un pochino, sì, l'alchimista comunque cerca di trasformare in armonia alcune situazioni. L'armonia c'è nel momento in cui ti metti nelle condizioni di imparare, anche attraverso la situazione più tragica. Trasformare la situazione tragica può essere l'errore più grande. Trasformare una situazione tragica può essere un errore gravissimo nel momento in cui attraverso quell'esperienza tu hai un'occasione meravigliosa di comprensione. Negarla vuol dire negarti un'opportunità di comprensione. Quindi l'alchimia non è trasformare emozioni negative in positive, eventi negativi in positivi, sofferenze in gioie. Dopo la comprensione, è vivere quello che sei chiamato in quel momento a vivere, in profondità, in condizione di evolvere attraverso quella esperienza, che poi ovviamente una volta che hai compreso e hai vissuto la lascerai andare, si scioglierà e quindi il tuo cammino proseguirà oltre, incontrerai altri nodi, incontrerai altre sofferenze, incontrerai altre gioie, ma quella beatitudine intima, quella pace profonda interiore la ottieni nel momento in cui, al di là del giudizio, ti metti nelle condizioni di imparare. Quello è il non giudizio. Anche qui, oggi spesso si sente parlare del non giudizio pensando che sia il non giudicare gli altri. Non è vero, non è questo. Il non giudizio è il non giudicare gli eventi in maniera affrettata. È un concetto anche molto zen. No, non è detto che ciò che sia bello effettivamente porti bello, non è detto che ciò che sia brutto sia un qualche cosa di brutto. Per cui, dalle varie situazioni possono nascere altre situazioni insospettabili, meravigliose o tragiche. Quindi il non giudizio significa non giudicare in maniera affrettata ciò che accade, ma vivere la vita e gli eventi nelle loro infinite possibili manifestazioni. Quello è il non giudizio. Mentre invece giudicare gli altri è giusto. Ritenetevi pure liberi di esprimere il vostro discernimento e il vostro spirito critico. Il non giudizio non significa abdicare dal proprio spirito critico e dalla propria capacità di discernimento. Perché se uno è uno stronzo, è uno stronzo. Ok? Quindi la merda non è risotto. Quindi voglio dire. Ma certo, certo, però chiamiamo le cose con il loro nome. Altrimenti, si rischia di giustificare continuamente circostanze e situazioni che non ha nessun senso dover forzarsi di sopportare. Chi se ne frega, anzi, probabilmente quello stronzo si chiederà come mai questa persona mi ha dato l'opportunità di capire che sono uno stronzo dicendomelo, è stata molto generosa con me. E quindi si farà delle domande. Molto bene, quindi giudicate senza nessun problema. Togliamoci la menata del non giudizio perché è una grande cazzata che vi racconta chi sotto la scusa del non farvi giudicare non vuole essere da voi giudicato. Quindi, perché uno dice, ah sì, sì, ma mi hai attratto tu, ma vaffanculo. Non diciamo stronzate. Allora, abbiamo visto quindi il primo livello del sogno, no? Inconscio, necessità, la mente, le emozioni, la metabolizzazione, la terapia, l'utilizzo anche di tecniche per comprendere se stessi e magari aiutare anche gli altri nel loro percorso, se ciò è dato, e va benissimo. Nella dinamica del sogno noi cosa facciamo? Ci spostiamo, la nostra mente si sposta, si calibra su piani di esistenza che scorrono su flussi temporali anche diversi rispetto alla nostra scansione temporale durante la veglia. Voi sapete che passato, presente e futuro non esistono. È un presente
no? Che la nostra mente ha la necessità di scandire per dare un senso alle cose. Così, quindi la mente serve, non è che la mente non serve, è il mentalismo che non serve. L'ego serve, non è che non serve, è l'egoismo che non serve. Okay? La mente scandisce e nella nostra media collettiva determiniamo una scansione temporale che è soggettiva, che poi diventa anche di massa, quindi diventa anche collettiva, poi è stata anche convenzionata, no? Attraverso l'uso degli orologi, eccetera, eccetera. Però quando sogniamo, noi, la nostra mente si allontana da questa scansione e utilizza ritmi differenti, scansioni differenti, entra in pieghe e in mondi della realtà possibile, anche molto vicini alla nostra realtà consolidata come piano di esistenza principale, che a sua volta è la grande convenzione collettiva, e quindi entra in pieghe di percezione che possono essere rallentate o accelerate rispetto al nostro tempo medio. Questo è già un livello di sogno un pochino più avanzato, no? Perché una volta che la mente ha completato i processi necessari e fisiologici descritti prima, cominciano altri livelli di sogno. Spesso, purtroppo, abbiamo così tanto da smaltire che quando inizia il bello suona la sveglia. Infatti, quando possiamo dormire un po' di più, vi sarete accorti che le cose più interessanti accadono proprio al mattino o anche quando ti riaddormenti. Perché abbiamo smaltito una serie di cose e finalmente possiamo cominciare a far funzionare il sogno ad altri livelli, ok? Quello che invece il Buddha fa da subito, perché non ha niente da smaltire, ok? Allora, ecco che si attiva una percezione che è quella della intuizione di una realtà più ampia, non solo dimensionalmente, ma anche temporalmente. Quindi possiamo intercettare dei futuri probabili o anche dei passati probabili, perché tenete conto che anche il passato non esiste, esattamente come non esiste il futuro. Esiste solo il presente e noi di istante in istante definiamo il passato e il futuro probabile. Noi di istante in istante definiamo il passato e il futuro probabile, soggettivamente e collettivamente, ok? Quindi il passato è una grande convenzione, è tutto in funzione d'onda, solo il presente esiste, ok? E di istante in istante noi definiamo sia il passato sia il futuro probabile. Il futuro non esiste nulla di preconfezionato e prefigurato, esistono dei futuri più probabili, perché se io prendo una rincorsa in questa direzione è più facile che vada a sbattere contro di lui che contro di te, no? Quindi lui è un futuro probabile rispetto a te, no? Che non è che non esisti, ma lui è più probabile, ok? Quindi noi abbiamo una serie di futuri probabili davanti a noi e a volte le funzioni del sogno ci fanno scivolare, no? Anticipando delle possibilità. Non è detto che poi queste cose accadano, non è detto che ce ne ricordiamo, non è detto che ci accorgiamo quando avviene, perché poi viene tutto configurato attraverso il simbolismo, un simbolismo molto complesso che è sia collettivo sia soggettivo. Quindi non è facile districarsi attraverso poi tutti quei simboli che poi dovremmo magari eventualmente imparare a conoscere, sia a livello collettivo ma ancor più a livello soggettivo. Quindi dietro tutti questi simboli, che poi siamo sempre noi, no? Perché poi a volte nel sogno incontriamo persone, situazioni, spesso siamo sempre noi, oppure rappresentano idee, concetti, altre cose, no? Bene, se riusciamo ad avere, a conservare una certa sensazione, a riconoscerla in tempo reale quando la riscontriamo nella nostra percezione ordinaria, abbiamo quello che è un fenomeno che può essere una delle spiegazioni del cosiddetto déjà vu. Il déjà vu ha diverse spiegazioni possibili, no? Può essere semplicemente un'associazione mentale, può essere un ancoraggio, quindi, oppure può essere effettivamente il riconoscere una circostanza
anticipata attraverso un sogno, magari velata attraverso un simbolismo che in quel momento crolla, data l'evidenza di ciò che stiamo vivendo attraverso quella percezione. Può essere anche un ricordo di altre situazioni. Scusami, no, l'ultimo passaggio non ho capito, perché lì si trattava, nell'ultimo sogno che ho fatto, di due persone che io ho rincontrato dopo quattro giorni che non c'entravano. Sì, ma può essere stata un'anticipazione che tu hai vissuto attraverso una proiezione, no? In avanti, e quindi ecco che effettivamente quel futuro probabile in quella forma si è poi tuo personale, si è poi attivato in quel modo, e quindi lo hai riconosciuto, e quindi è una bella cosa, sicuramente è una cosa molto interessante. Poi il sogno può essere una porta verso altre dimensioni della realtà, quindi può essere una porta interiore nei livelli ancora più profondi del nostro inconscio, del nostro io, del nostro sé. Oppure può essere effettivamente una porta verso stati vibrazionali della realtà altri rispetto alla nostra realtà attuale. Quindi ecco l'esplorazione di dimensioni più ampie della realtà, l'esplorazione del dietro le quinte anche di questa realtà. Quindi ecco il poter accedere alle dinamiche che stanno a monte. Vi faccio un esempio, no? La sincronicità è una dinamica che sta a monte, quello che poi noi chiamiamo causa-effetto, no? In realtà la legge che sottende la legge di causa-effetto e che la sovrasta, perché poi l'interpretazione della causa-effetto è nostra, ma a monte l'organizzazione degli eventi nella loro disposizione geometrica sul nostro piano esistenziale è organizzata dalla legge della sincronicità. Attraverso il sogno possiamo entrare in sintonia con la sincronicità, per esempio, no? Quindi possiamo entrare in relazione con ciò che si nasconde e che in qualche momento, in qualche misura, regola quella che poi diventa la nostra manifestazione fisica. Ecco, allora, in magia si parla di esplorazione degli Aetir, quindi livelli di realtà e stati di coscienza corrispondenti, man mano più profondi o elevati. Nello sciamanesimo si parla poi del viaggio sciamanico. Il viaggio sciamanico è di solito funzionale, quindi spesso lo sciamano attraverso il viaggio recupera parti dell'anima, di sé, degli altri, recupera o riequilibra, proprio agendo sulle leggi che lavorano dietro le quinte anche dell'inconscio personale, usa il viaggio anche come terapia, come strumento di terapia, no? Perché il viaggio va a caccia di quegli aspetti della persona, di quelle essenze, di quelle ombre, di quegli archetipi che reintegrandosi nella persona ristabiliscono quegli equilibri che poi riproducono il benessere, la guarigione. No? E se uno sogna le persone che sono morte, amici, persone cari. Allora, il discorso del sognare i morti può essere una cosa di questo tipo, ipotesi di lavoro, sono tutte congetture. Allora, diciamo che nella tradizione si dice che il mondo dell'oltre, quindi l'astrale, è un livello di sogno già molto profondo, molto particolare, è già una facoltà che si avvicina al senso del sogno. Però ecco, diciamo questo, che quando si sogna il defunto possono esserci due possibilità. Allora, tenendo presente che i defunti hanno le loro cose da fare, no? Chissà dove sono, dove si sono finiti, dove... Quindi, allora dobbiamo considerare questo, che secondo tutte le tradizioni, dai Veda al Libro dei Morti Egiziani, al Bardo Todol, ai testi, anche nelle tradizioni dei nativi americani, persino nel Popol Vuh troviamo questa descrizione, e si dice che
il defunto impiega un certo tempo per allontanarsi dal mondo materiale, no? E fare quello che deve fare. Qui si aprirebbe un altro grande capitolo, no? Per ecco, questo distacco progressivo, auspicabilmente completo, perché a volte non è neanche completo, quindi rimangono delle forme pensiero residue, in base purtroppo agli attaccamenti, alle ossessioni, alle idee fisse o a determinate circostanze che legano parti dell'essenza animica del defunto, il quale comunque è qualcun altro rispetto a questi residui, che però possono rimanere, possono permanere nell'aldiquà, creando poi il fenomeno dei fantasmi, delle forme pensiero, delle entità, eccetera, eccetera. Il distacco impiega circa 70 giorni e si dice che durante questi 70 giorni comunque il defunto, o quello che ne rimane, o le sue proiezioni, le sue ombre, le sue costituzioni energetiche al loro livello, permangono in astrale per circa 70 giorni, quindi circa due mesi, poco più, no? Due mesi, una settimana, 70 giorni. Allora, durante questi 70 giorni sembrerebbe possibile contattare il defunto o oniricamente, o essere contattati, o oniricamente, o attraverso processi di tipo medianico, o anche attraverso dinamiche spontanee, no? Mentre invece dopo questo periodo l'allontanamento avviene e quindi le dimensioni sono proprio molto lontane tra di loro, lontane in senso vibrazionale, non in senso geografico, okay? Per cui da quel momento la relazione con il defunto può avvenire solo all'interno di una ritualità tribale o di popolo, attraverso quell'aspetto della magia, delle tradizioni religiose, che si chiama culto degli antenati. Quindi il culto degli antenati, l'idealizzazione dell'antenato che diventa eroe, che diventa modello, no? Per tramandare anche di generazione in generazione, attraverso la memoria dell'antenato, determinati valori. No? Quindi ha una funzione pedagogica, se vogliamo, no? Il culto degli antenati. Quindi sognare il defunto o è una tua proiezione, o è un simbolo che rappresenta qualcos'altro e che dovrà essere quindi decodificato, oppure, attenzione, se siamo all'interno dei 70 giorni, perché no? Molte tradizioni richiamano questa possibilità che invece c'è stato un contatto effettivo. Però la spiegazione da dare deve essere sempre quella più semplice. Quindi prima di andare a pensare chissà che, cerchiamo di capire se, però non neghiamo la possibilità di. Quindi ecco, vedete, ci vuole molta elasticità e capacità di buon senso anche, no? Nell'interpretare queste dinamiche. Il sogno può essere una porta su altre dimensioni, il sogno può diventare, per essere utilizzato come senso e quindi come veicolo per esplorare altre dimensioni della realtà, del possibile, del tempo, dello spazio, entrare in relazione con entità differenti, eccetera, eccetera, dobbiamo attivare la possibilità del sogno lucido. Perché altrimenti non siamo presenti, non siamo consapevoli, non solo non ce ne ricordiamo, ma lì si tratta anche di essere svegli e presenti proprio durante il sogno, per utilizzare il sogno come strumento sensoriale, come un vero e proprio senso. Però qui funziona questa frase qua: se non siamo svegli da svegli, come possiamo essere svegli quando dormiamo? Cioè la capacità del sogno lucido è proporzionale alla nostra capacità di risveglio di coscienza durante la nostra giornata, il nostro quotidiano. Ecco, tenete presente questo. Adesso chiudiamo, ma vi voglio dare un ulteriore stimolo. Allora, il senso del sogno si basa sulla capacità di orientarsi nel sogno, non tanto dando peso alle immagini, che abbiamo visto essere soggette ad un simbolismo personale, tutto sommato che lascia il tempo che trova, no? Poi alla fine, perché può essere utile da un certo punto di vista, ma per attivare la facoltà del senso del sogno, quindi avvicinarsi alla possibilità del sogno lucido,
e quindi dell'utilizzare il sogno come strumento di percezione del tempo, della realtà, di se stessi e di cose che non ho le parole per descrivervi, dovreste solo farne esperienza, altrimenti non sono descrivibili. E inoltre, se trovassi anche le parole per descriverle, vi limiterei nella vostra possibilità di scoperta, perché magari scoprite delle cose che magari anch'io non ho scoperto. Se io vi dico delle cose, vi inscatolo già all'interno di un preconcetto, ok? Quindi il linguaggio purtroppo può avere anche questo limite. Il senso del sogno si comincia ad esercitare prestando attenzione alle emozioni, sia durante il sogno, sia immediatamente al risveglio. Non chiedetevi che cosa ho visto, che cosa ho sognato, quale storia mi sono vissuto nel sogno stanotte. Le emozioni, che cosa provo io in questo momento, sia nell'immediato risveglio, sia durante il sogno, se riuscite già ad avere questa attenzione, che sarebbe già un bel punto. Che cosa provo io in questo momento? Che cosa sento io in questo momento? Capirete che ci sono delle emozioni positive o delle emozioni negative che fanno da, sono dei segnalatori per capire dove siete andati con il sogno, in quali ambienti e se avete vissuto quell'emozione nella sua espressione positiva, vuol dire che siete andati in una certa dimensione avendo l'energia di sostenere quell'esperienza. Se l'avete vissuta nella sua versione negativa, vuol dire che siete stati in quella dimensione ma che non avete l'energia per sostenere l'esperienza. L'energia per sostenere quell'esperienza la si produce, la si accumula, la si crea adottando certi comportamenti, certe scelte, certi punti di attenzione nella nostra vita quotidiana. Quindi, durante il seminario, io vi farò vedere quali sono quelle emozioni negative, quelle emozioni positive, che possono fare da matrice di riferimento e che voi dovrete esercitarvi a riconoscere. Qualche differenza c'è tra gioia e felicità? Tra sofferenza e dolore, tra paura e ansia, no? Capite? No? Ecco, allora c'è un lavoro di esercizio nel riconoscere esattamente quella frequenza per poterla riconoscere quando la si prova o durante il sogno o durante il risveglio e a quel punto capire in quale dimensione del possibile, cioè dietro quale quinta del teatro siete entrati, e capire se avete l'energia per sostenere quel tipo di esperienza oppure no, e se non avete abbastanza energia, come farla nel quotidiano attraverso delle attenzioni che modificano la vostra relazione con gli eventi, con gli altri, con voi stessi, con le situazioni. Quindi lavorare magari sull'accoglienza, lavorare sulla capacità di rinnovarsi, lavorare sulla costanza delle cose, lavorare sull'azione, perché siamo sempre degli indecisi. Cioè ci sono dei punti di lavoro su se stessi, lavorando sui quali si accumulano determinate energie in quei serbatoi dentro di noi che poi effettivamente corrispondono, no? Con i nostri centri di potere. Quindi riuscendo a produrre questi ingredienti, no? Se poi riusciamo a cuocerli attraverso un'opportuna gestione delle nostre energie vitali e sessuali, allora ecco che riusciamo a sviluppare delle facoltà interiori, no? Quelle facoltà che possono essere anche quelle che nella parapsicologia degli anni 70 venivano chiamate telepatia, chiaroveggenza. Ma attenzione, cercate la saggezza, non il potere, eh? Però, ecco, questo è straordinario, perché lavorando sulle emozioni, le emozioni sono i ricettori del sogno, no? Come abbiamo i ricettori olfattivi o gustativi, ecco, ci sono le emozioni, sono i ricettori del sogno. Questo è il primo punto. Esercizio, da qui alla prossima volta che ci vediamo. Quando andate a dormire,
nella mano destra tenete una pietra, una pietrolina, una pietra, anche, anche carina, bella, che vi piace, poi lei è esperta di pietre, può anche consigliarvi la pietra più adatta a voi, se vogliamo proprio essere dei fighetti, no? Quindi, e al mattino riuscire a risvegliarsi e avere ancora la pietra in mano. Volte. Ma da stanotte ce la farai, ok? Da qui alla prossima volta giocate con questa roba qua, certo, magari no, la perdete, poi al mattino chissà dove è andata, speriamo, dove è andata la pietra, speriamo che, però ecco, sì, fate attenzione a questo, quindi cartoncino azzurro, fissazione per 10 minuti, pietra in mano. Buonanotte. Che cosa provo io in questo momento? Ecco il mio punto di attenzione. Bene, l'ultima domanda di chiusura. Una cosa interessante che a me capita sempre. Io sogno molto spesso, quando la mattina poi mi sveglio, ma ancora che sono, ancora sai, ti svegli, ma ancora stai quasi tutto dormendo, magari vai in bagno, torni, riesco a riprendere il sogno. Cioè come il secondo tempo. Sì, 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 ma proprio perché hai smaltito, quindi il sogno sta attivando delle funzioni superiori che prescindono dal fatto che il corpo sia sveglio o che dorma. Bellissima questa cosa che ha detto lui, che mi permette di dire una cosa in chiusura. Il senso del sogno si può esercitare anche da svegli, se siamo svegli. Quindi non è una cosa, così come il viaggio astrale, corrisponde ad un'apertura di coscienza. Quando lo sai fare, non è che devi dormire, rilassarti profondamente, entrare in uno stato quasi comatoso, perché quello serve all'inizio perché devi calmare il corpo, la mente, tutto il resto e lasciare emergere altre sensibilità. Ma quando poi hai attivato quella cosa, è un po' come quando stai studiando, no? Che allora stai lì che tappi le orecchie, no? Perché sei tutto lì, e effettivamente... No, ottundere gli altri sensi ci sembra quasi di... Ecco, in quel momento noi cerchiamo di otturare gli altri sensi, rilassarci profondamente per concentrarci su altre dinamiche. Ma una volta che abbiamo attivato questa facoltà, la possiamo esprimere nella nostra vita quotidiana. Ecco allora, no? Lo sciamano o il santo, no? Che si proietta, che lo vedono di qua, di là, ubiquità, viaggio, il maestro, no? Che in realtà viaggia, vedevano di qua, poi appariva di là, poi saltava fuori, poi magari dice no, ma in realtà è di là, che è di là sulla poltrona che legge il giornale. Capite? Poi che sia vero o meno, chi se ne frega, concediamocelo. Concediamocelo, perché noi abbiamo questa possibilità, pazzesca, straordinaria. Ok? Pure la stella.